Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno il feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ieri sera è uscito un gameplay di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna in cui viene mostrata la funzionalità di questa struttura qua. Devo caricare questo video sabato perché altrimenti mi si sfanculo una settimana intera di programmazione dei video. Dovrei vedere quel video lì ma non ho la connessione a casa perché la mia connessione fa cagare. E il video, come se non bastasse, è protetto da copyright. Quindi ragazzi, quest'oggi andremo a fare una reazione a quel video lì e poi lo andremo a commentare. Ma mi toccherà guardarlo sul fottuto cellulare. E quindi nulla, direi che possiamo iniziare con questa reazione, ragazzi. È la prima volta che porto un format di questo genere costretto dalle tempistiche. Spero che comunque non vi dispiaccia. Dopo la reazione, della quale non vedrete nulla se non alcuni screen, anche perché per l'appunto il video è protetto da copyright, andremo a commentare, diciamo, insieme questa funzionalità qua brevemente, per vedere un po' di che cosa si tratta e spiegare un po' meglio. Ci saranno i sottotitoli in inglese, io tradurrò nel video. Insomma, un casino, questo video farà cagare, però dettagli. Allora, direi di andare a vederlo subito. Io ce l'ho qui e c'ho le cuffie addosso. Ok, allora c'è un giapponese che parla, raga. Alola Photo Club, ve l'avete anche detto nei commenti del video di questa mattina. Perfetto. Ok, sì, non sta dicendo nulla di particolare. Ok, ci sono un sacco di altre features, ma oggi cercheremo di parlare di questa. Trovate il video in descrizione, raga, se volete seguirlo. Ok, puoi fare delle foto con il tuo personaggio principale insieme al tuo Pokémon. Ok, perfetto, che merdata. Ok, ah ok, possiamo vestire il personaggio come vogliamo e insieme al Pokémon. Ok, perfetto. Ah ok, perfetto, per creare dei ricordi del tuo viaggio di Alola. Ok, speravo qualcosa di meglio, ma magari adesso cambiano le cose. Utilizziamo lo stilo per decorare i Pokémon, differenti angolazioni, differenti telecamere, differenti tipi di foto per fare delle foto diverse. Ok, mi pare più che bello. Anche differenti angolazioni. Ok, allora, quella cosa lì, come avevo presupposto, era un photo studio. Ah, figo. Cioè, in alcuni casi, senza andare a questo studio qua, puoi fare delle foto in occasioni speciali, tipo quando si evolvono i Pokémon. Questa è una cosa carina. Ci sono un sacco di modalità di fotografie nei giochi di 3DS, però questo è totalmente diverso. Volevamo dare al giocatore l'opportunità di creare... Ok, figo, volevamo dare al giocatore l'opportunità di creare dei legami con il proprio Pokémon attraverso le foto e fare una funzionalità molto più, diciamo... dettagliata, ecco. Ok, perfetto. Beh, dai, è carino in realtà, non è malaccio. Speravo fosse qualcosa di più figo, però in sé la cosa è bella, cioè nel senso. Ok. Ah, ci sono molte decorazioni tipo baffi, fiocchetti. Ok, perfetto. Tipo il Pokémon Musical di Unima, raga. Funghi, ci sono delle cornici particolari, ok. Ah, possiamo muovere il personaggio in giro. Ok, è una feature delle foto. Sembra fatta abbastanza bene. Ok, ci sono anche delle possibilità di condividere le foto, a quanto ho visto. Ok, sì, le possiamo condividere online, raga. Perfetto. Interessante, no, non mi dispiace sinceramente come funzionalità. Probabilmente non la userò mai, però mi interessa. Cioè, è una cosa fatta bene. Potrebbe essere interessante. Ok, va bene, adesso c'è il giapponese che dice cose, va bene così. Ok, c'è un piccolo esempio, va bene, voi vedrete qualche screen qua e là all'interno del video, raga, perché il video per l'appunto non ve l'ho messo. E mi va in buffering. Ah, ok, e tra l'altro alcune cose, ok, ripartito, alcune cose vanno sbloccate facendo delle quest. Ok, quindi cioè delle quest, penso fare delle foto tipo Rotomdex carine. Ah, aspetta, si basa sulla relazione col tuo Pokémon. E si è visto... Oh, questa è una cosa interessante di cui parliamo dopo, raga. Si è visto Rockruff che correva in giro. Sembra essere collegato a questa feature, allora. Allora ci avevo preso nel video di stamattina. Ok. Perfetto, anche andando avanti nella storia si sbloccheranno alcune funzionalità. Mi sento molto... Ok, perfetto, il giapponese è molto felice di sta cosa, raga. Tra l'altro, capelli orribili oggi, non fateci caso, mi sono svegliato malissimo oggi.
Ok, grazie Giappo, perfetto, mi piace sta cosa. Allora ragazzi, nulla, facciamo... Oh, via il telefono. Facciamo un piccolissimo riepilogo di quello che abbiamo visto. Allora, è una funzionalità, come avevo supposto all'interno del video di questa mattina, dedicata alle foto. Quindi in un certo senso una cosa simile a Rotomdex, però creata meglio, con più features e con più particolarità. Si potrà vestire il personaggio in vari modi, insieme a un Pokémon, in modo tale da mantenere dei ricordi della nostra avventura. Si potranno anche fare delle foto al di fuori del photo studio, e quindi magari delle foto in momenti particolari. Lì citavo l'evoluzione e qualcos'altro, penso ce ne siano vari di momenti, tipo ad esempio, che ne so, quando si batterà un Kahuna, quando si compierà una prova. Ed è una feature effettivamente che trovo carina, che sembra una sorta di Pokémon Musical di Unima, però fatto meglio e più interessante sicuramente. Non so quanto la utilizzerò all'interno dei giochi, però è davvero molto interessante e secondo me potrebbe piacere a moltissimi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Come vi ho detto all'interno della reazione, c'è il trailer in descrizione, quindi se volete andarlo a vedere e commentare poi qua sotto potete farlo tranquillamente. Le foto potranno essere condivise online, ovviamente questa è una funzionalità che era, se non scontata, comunque prevedibile, perché ultimamente Game Freak e Nintendo in generale nei loro giochi si stanno molto espandendo sul fattore online e sul fattore di poter condividere le proprie cose. Una cosa che ho visto lì dentro, di cui sicuramente avrete visto lo screen, quelli che avete visto all'interno di questo video sono tutti screen presi dal video che ho appena visto, è, ragazzi, il fatto che ci sia stata l'immagine di Rockruff che correva dietro all'allenatore. Quindi, come avevo supposto all'interno del video delle 11:30, quel Rockruff probabilmente non si tratterà di un Pokémon che segue l'allenatore come in Heart Gold and Soul Silver, ma di una particolare modalità e di una particolare funzione riguardante il photo studio. Ovviamente non ci sono delle notizie ufficiali, non è stato detto, ma in questo video si è visto per l'appunto questo frame e di conseguenza penso che sia dedicato per la appunto a questa particolare caratteristica di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Inoltre c'era anche l'immagine del Vulpix che abbiamo visto all'interno del primissimo trailer che è uscito ieri, e quindi forse anche in quel caso c'entrerà qualcosa. Direi che probabilmente però è Rockruff che c'entra più di tutti. E quindi nulla ragazzi, il video finisce qua, la facecam lo mette a fuoco, ok, ce l'abbiamo fatta. Io spero che vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento con la vostra opinione come al solito e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed dei video. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo per l'appunto in un prossimo video.